spesso ci sono delle questioni che sono rimaste in sospeso, che si sono presentate nel frattempo lungo le vacanze di Natale o alla ripresa poi degli impegni didattici. Allora, se fermo restando questo punto, possiamo poi riprendere eventuali cose di sospeso o dubbi o elementi di discussione che vogliamo trattare. L'altra cosa che mi stavo chiedendo per riprendere questo ultimo incontro è se volete che faccia un brevissimo riassunto delle puntate precedenti. Sì, così spieghiamo anche la volata Cristina Zagaroni, che avete visto l'incontro, che come vi dicevo negli altri due è la portatrice degli esempi più vissuti per via del suo lavoro al centro mamme. Allora, l'ipotesi teorica che vi abbiamo portato nei primi tre incontri prende il nome generale di teoria dell'antropopoiesi, che è un barone per dire teoria della costruzione dell'umano, e l'idea della costruzione dell'umano è sempre stata piuttosto presente in campo antropologico, nonché in quelle che oggi si chiamano scienze umanistiche. Da, diciamo, una ventina d'anni è possibile sostanziarla anche con diversi studi di area scientifica, in particolare quelli che riguardano l'epigenetica. Abbiamo discusso del valore relativo delle diverse culture, quindi sappiate che provenendo noi da scienze umanistiche la voce scientifica vale fino a un certo punto, ma è vero che nella nostra cosmovisione occidentale, quindi nella filosofia con la gente dentro, nel tempo presente dell'Occidente, quello che dice la scienza è, come dire, viene attribuito a ciò che dice la scienza un peso estremamente rilevante, per cui a me fa estremamente comodo oggi avere dei dati che danno gambe, anche dal punto di vista proprio biologico e genetico, a questa teoria. Nella teoria della costruzione dell'umano, gli umani non sono tali per natura, cioè noi non nasciamo umani, noi nasciamo appartenenti alla specie Homo sapiens, che è nella nostra ottica biologica una specie che ha determinate caratteristiche definitorie, che fa parte di un ordine che è quello dei primati, che ha un certo tempo di gestazione, un certo arco di vita, una serie di caratteristiche fisiologiche, anatomiche, morfologiche, vi dicevo, ma appartenere alla specie non significa in alcun modo essere umani, significa semplicemente nascere all'interno di una specie, quindi nascere con un certo corredo. Che cosa succede? Probabilmente già la nascita di questo corredo è in una certa misura plasmato. Che cos'è che fa sì che un piccolo di Homo sapiens diventi un umano? Il processo che permette questa transizione è quello che noi chiamiamo molto banalmente educazione, plasmazione, e questo processo è differente da cultura a cultura e ci sono pochissime cose che siano universalmente rilevabili in tutte le culture del mondo, fatto salvo il dato fondamentale che è necessario, è indispensabile che i piccoli di Homo sapiens vengano presi e messi all'interno di un contenitore esterno, di una sorta di utero esterno, che permette la loro esogestazione, quindi la gestazione esterna, perché lasciati a se stessi i piccoli di sapiens non sopravvivono. E anche un po' più in là nel tempo, se l'ambiente circostante non è adeguato rispetto a quelle che potremmo definire come delle necessità intrinseche della specie, che sono necessità più di ordine relazionale, più di ordine affettivo, culturale, di scambio, cognitivo, eccetera, che di ordine strettamente materiale, se queste necessità non sono soddisfatte, i bambini hanno l'incresciosa tendenza a lasciarsi morire. Come abbiamo visto ad esempio i dati sui bambini fra gli 8 e i 12 mesi negli orfanotrofi. Allora, questa situazione è possibile che abbia delle cause biologiche determinabili, e una di queste cause è stata identificata ad esempio nella dimensione del nostro cranio, che fa sì che siamo costretti a far nascere i nostri piccoli in uno stato di prematurità, perché un mese in più e la testa del bambino non passerebbe più per il canale uterino. Quello che conta comunque è l'esito, e l'esito dipende appunto dalla storia. Quindi gli umani sono esseri biostorici,
insieme a noi sono biostorici anche una serie di altre specie, a noi più o meno vicine, si può pensare alle scimpanzé e gorilla che sono particolarmente vicini, ma si può pensare anche agli elefanti, no? Si può pensare anche a quello che noi facciamo con i nostri animali domestici, perché loro sono bio-umanizzati poi in qualche misura. Di questo processo di umanizzazione fa parte una sorta, questo processo di umanizzazione è una sorta di plasmazione integrale che investe tutti i livelli che voi potete considerare nella specificazione di che cos'è un individuo, quindi investe a livello genetico, investe a livello fisiologico, investe a livello anatomico. Abbiamo visto ad esempio che la statura non è un dato fisso nel nostro genoma, non dipende da come sono configurati i nostri geni, ma dipende dalle condizioni ambientali circostanti. Dipende ad esempio da un certo benessere nella popolazione, e quando questo benessere decrementa anche la statura decrementa. Ci sono ad esempio degli studi negli ultimi 20 anni sugli stati post-sovietici, su quello che sta succedendo alla statura negli stati post-sovietici, nonché all'arco di vita o all'incidenza delle malattie. Investe evidentemente l'impianto pulsionale, nel senso che il posto dove voi avvenite, dove comincia la vostra vita, ha una strutturazione emotiva, cognitiva, pulsionale fatta in una certa maniera, e a quella strutturazione voi dovete adeguarvi. Investe l'impianto cognitivo, i modi della cognizione, che cosa si conosce e come lo si conosce, il che significa ad esempio che i modi della conoscenza non sono uguali da tutte le parti, ma dipendono in maniera molto precisa dal tipo di mondo che ciascuna persona umana è chiamata ad abitare o fa esistere. Investono che cosa vuol dire essere adulti, investono i modi della crisi, no? Investono la strutturazione del corpo, quindi noi siamo divisi in corpo e mente, e altri sono divisi in più entità, e noi ci ammaliamo secondo l'asse del corpo oppure secondo l'asse della mente, e altri si ammalano secondo l'asse differente. Investe ad esempio l'accesso alle potenze dell'età adulta, quindi chi è che cosa fa un adulto, no? E chi è che cosa fa un adulto, ci sta anche la domanda su chi è che cosa fa una donna e chi è che cosa fa un uomo, e come si fa a far transitare i ragazzini, quando arriva il momento i ragazzini e le ragazzine, da una posizione sostanzialmente di bambini a una posizione di giovani uomini o giovani donne, e via dicendo. Allora, tutto questo discorso evidentemente ci porta, almeno in prima battuta, verso qualche cosa che molti considerano, che molti appellano, danno nome di relativismo culturale. Quindi il fatto che le culture sono tante, sono differenti, e che i valori, le idee, le ipotesi, i modi dipendono intrinsecamente dalla cultura di appartenenza e non c'è un giudizio possibile. Ora, questo per me è in una certa misura vero, potrei anche dire in larga misura è vero, ciascuna cultura organizza il mondo così come l'ha fatto nel passato, così come il tempo lo farà nel futuro, lo riorganizza a seconda degli eventi storici che incontra, a seconda quindi dell'esigenza anche di plasmare umanità differente a seconda dei tempi. Non è vero invece, per me almeno, l'assoluto relativismo etico del relativismo culturale. E non è vero perché molto spesso il relativismo culturale, questo discorso che avevamo affrontato all'ultimo incontro, poco prima di chiudere, perché il relativismo culturale equivale spesso, se mi permettete l'espressione un po' brusca, a lasciare che gli altri vadano al diavolo come meglio credono, a partire dalla nostra posizione di privilegio, quindi equivale ad una posizione in cui coloro che appartengono alla tribù degli occidentali non si interrogano effettivamente sulle condizioni geopolitiche del pianeta e sul perché certe cose accadano e in che maniera la distribuzione del potere a livello globale influenza poi i rapporti fra società, i rapporti fra culture, i rapporti fra individui. Quindi ad esempio equivale a ipotizzare che i migranti abbiano tutti cause personali di migrazione e che le nostre politiche estere o le nostre diplomazie non abbiano niente a che fare con l'attivazione, la deviazione o la disattivazione di flussi migratori. Questo più o meno era il discorso generale. E poi si trattava di arrivare invece, in modo un pochino più consistente, a quello che si incontra tutti i giorni, quindi alla
questione, se volete, quotidianamente più pressante dell'incontro con l'altro in carne ed ossa. Quindi al di fuori di questo discorso macroscopico, piuttosto astratto, piuttosto teorico, che cosa si fa poi all'atto dell'incontro? E se vi ricordate, al termine del nostro terzo incontro, eravamo finalmente arrivati a denunciare lo scopo assolutamente minimale di tutta questa chiacchierata insieme, che è una cosa molto piccola, banale, apparentemente quasi irrilevante, ma che in realtà è il nodo di un lunghissimo processo di riflessione. E questo nodo è: quando si ha a che fare con l'altro in carne ed ossa, la primissima cosa da fare è quella di disattivare il più possibile qualsiasi risposta immediata, quindi qualsiasi risposta di pancia, qualsiasi risposta che venga da un pregiudizio come anche da una buona intenzione, questo importa poco, e fare un passo indietro per provare a vedere l'altro effettivamente nella sua diversità, nel fatto che è umano, che è fatto come umano, ma la maniera in cui è fatta è diversa dalla mia. E quindi è diverso da ciò che io mi aspetto. Ed è diverso da ciò che io mi aspetto perché il modo in cui io sono fatta come, culturalmente come umana, io lo ritrovo normalmente attorno a me, continuamente, perché siamo tutti fatti in larghissima misura da questa cultura a cui tutti apparteniamo. Nel momento in cui mi arriva di fronte qualcuno, io vado di fronte a qualcuno che non appartiene alla mia cultura, è chiaro che in me scattano tutta una serie di presupposti naturalizzati, quindi è un umano, sarà fatto come me. Questi presupposti sono la prima cosa da disattivare. Una volta disattivati questi presupposti, si apre allora uno spazio possibile di incontro e di negoziazione fra modi diversi di essere umani. La parte acida di questo discorso è che bisogna disattivare anche le buone intenzioni, e cioè che ogni tanto, portati dalla nostra buona intenzione antropologica, buona intenzione pedagogica, buona intenzione generica, anche se volete, tendiamo a fare prima di capire effettivamente che cosa l'altro sta portando, cioè tendiamo a fare come se l'altro fosse noi, o come se noi fossimo la condizione dell'altro sulla base di quelle che sarebbero le nostre aspettative. Allora, quando si arriva a questa piccolissima mossa, no? Che è quella di non reagire di pancia alla differenza, allora lì si apre appunto quello che abbiamo chiamato lo sguardo antropologico, no? La possibilità di uno spazio dove le differenze possono essere compresenti. Dopodiché, da ultimo, che era proprio la chiusura dell'incontro di dicembre, avevamo detto che questo discorso qua è molto facile quando lo si porta rispetto alle differenze culturali visibili, quindi quando lo si porta rispetto alla popolazione migrante, molto vivente, ma è un discorso che tendenzialmente almeno vorrebbe avere validità per qualsiasi forma di diversità che debba restare in compresenza. Quindi, ad esempio, anche, questo penso che sia per voi come per me un'interrogazione abbastanza pressante e quotidiana, la differenza fra gli adulti e i giovani. E sul fatto che noi siamo fatti in una certa maniera, diciamo quarantenni, in grosso, dai 40 in su, e quelli che sono fatti dai 30 in giù invece sono già fatti in un'altra maniera, quindi sono già portatori di una forma umana che è differente dalla nostra e che molto spesso ci interroga, no? Quindi che tipo di umani sono? Ed è anche in questo caso sarebbe importante riuscire a fare un passo indietro rispetto a quelle che erano le nostre istanze, o che noi immaginiamo che sarebbero state le nostre istanze se avessimo 20, 15, 10 anni in questi anni qua, e che invece sono già l'esito di una formattazione dentro l'umanità fatta diversamente rispetto alla nostra. Io mi fermerei qua. Se avete bisogno di qualsiasi chiarimento teorico su questa carta, direi che è il momento giusto. Ma mi sto riflettendo sul concetto di empatia. Di tutto ciò. Quindi l'empatia è una connotazione positiva, normalmente, perché siamo proprio il fatto di entrare nei panni, toglierci i nostri, entrare nei panni altrui. Però partendo da questo presupposto non funzionerebbe un atteggiamento empatico, perché comunque come dicevi, presumi il fatto che noi ci distacchiamo dal fatto di entrare in maniera empatica in contatto con chi ci sta davanti. Quindi qual è il valore dell'empatia, se c'è un valore dell'empatia in questo atteggiamento che propone? Allora,
pochi giorni fa mi è capitata una circostanza che mi ha reso molto evidente quanto avere l'empatia come primo movente rischi di non portare lontano, come tensione invece immagino di sì. Se noi non ipotizziamo che le nostre emozioni siano un fatto naturale, né nel numero, né nella forma, né nella modalità di espressione, e noi non lo ipotizziamo, allora chiaramente bisogna ridiscutere di che cosa succeda quando io riesco ad essere efficacemente empatico con qualcuno. Sicuramente, perché io possa, come dire, andare in automatico, quel qualcuno deve essere fatto in modo molto simile a me. Se quel qualcuno non è fatto in modo molto simile a me, non è assolutamente impossibile modificare o costruire la consapevolezza per la consapevolezza quanto a empatia non è sempre la questione, però il modo. Ma devo aver presente che le cose potrebbero essere diverse. Pochi giorni fa partecipavo ad una seduta con una persona del Bangladesh, una persona che ha vissuto delle esperienze molto molto dure, e di conseguenza quando è arrivato al centro per il quale lavoro ci ha inviato peraltro l'avvocato, quindi non già dentro ad un sistema di sguardo sanitario, ce l'ha inviato perché questa persona non era in grado proprio di muoversi nel mondo, di stare in piedi più di tanto, piangeva disperatamente. E da una parte il fatto che pianga disperatamente è perfettamente comprensibile, perché gliene sono successe che motivano il piangere disperatamente. Dall'altra però un maschio adulto del Bangladesh che piange sta avendo un comportamento che è particolarmente distante. Ora, nemmeno un maschio adulto italiano che pianga così tanto, come dire, nella norma, e l'avvocato ci ha visto benissimo, però il signore del Bangladesh è ancora più lontano dalla sua norma sociale, culturale. E fin qui più o meno come ci stavamo tutti quanti, inclusa la persona che fa per noi la mediazione, che aveva gli occhi rotondi di adesso se ne faccio di un mio conterraneo che lo guardi e piange, perché da noi questa roba non accade. All'ultimo incontro questo signore arriva sorridente, la persona con cui stavo lavorando si mette sorridente e anzi fa un paio di battute e questo signore ride. La persona con cui stavo lavorando pensa: boh, accidenti, messo bene, come stai? Se me lo chiedi non posso che dirti che sto bene. Allora forse l'abbiamo presa un po' male, cioè abbastanza presto è partito per me e per la mediatrice il fatto che questo che l'evidenza che il suo essere sorridente e anche ridere assolutamente non era un segno di positività, era semplicemente tra virgolette, era segno del suo essere arrabbiato, mal disposto, che dal suo punto di vista clinico è bellissimo, cioè vuol dire un gran processo se vogliamo, ma il punto è: noi nella pancia sentiamo che bravi siamo stati. L'allegria, no? Sta andando meglio, chissà cosa gli sarà andato bene. E ci vuole un po' perché arriviamo a dire: no, è vero, è una buona cosa questo signore qui che diventi un positivo, è una gran bella cosa, ma assolutamente non sul piano dell'empatia che ci aveva mosso per qualche minuto. Poi è il mio lavoro e posso partecipare a quella rielaborazione lì, ma invece per chi non fa questo lavoro qui, ma fa lo psicoterapeuta e che quindi si spende su un piano emotivo, necessariamente è stato un pugno nello stomaco,
lì ho proprio sentito male, ho proprio avvertito male. Che adesso siamo qui per parlare d'altro, però sarebbe anche interessante per discutere di, ma allora che cos'è che sento? Sento, come dire, quel fluido, quella sostanza di cui sono fatti i sogni e di cui sono fatte le relazioni, come si studia in psicoterapia, oppure in realtà quello che sento è effettivamente ciò che vedo, avverto, percepisco, che si confà alla mia strutturazione. Direi la seconda, che dal punto di vista teorico è tanta roba, eh? È tanta roba, pensate per esempio, Bettelheim è abbondantemente superato da un certo punto di vista, ma la sua critica alla genitorialità negli Stati Uniti negli anni 70 era madre fredde. Cioè lui diceva non c'è sintonia tra l'azione e l'emozione, i bambini vi stanno male. Vuol dire teorizzare una roba, una sostanza, che è quella su cui noi basiamo la nostra, teoricamente la nostra capacità di empatia, in effetti il controllo, il confronto con l'altro ci obbliga ogni tanto a dire ci posso arrivare assolutamente ad attivare realmente l'empatia con l'altro, non posso ipotizzare che sia il punto di partenza. Scusa, nelle mie conoscenze io ricordo di aver spiegato che di empatia si può parlare di empatia primaria e di empatia secondaria. Questa che hai detto tu è un'empatia secondaria, cioè è quella data dal fatto che io riesco a immedesimarmi perché ho in qualche modo vissuto le stesse esperienze e quindi io non capisco il signore del Bangladesh perché comunque lo vedo sorridere e credo che sia felice perché credo di cogliere un'empatia che in realtà non è così. Allora devo fare ricorso tutto sommato all'empatia primaria, cioè a quella che invece forse riesco a instaurare per il fatto di appartenere all'Homo sapiens. È proprio di questa che stiamo discutendo, ovvero l'empatia primaria, essere parte della stessa specie e non parte di un gruppo umanizzato specifico. Che effetti e indicazioni ha realmente nella fase, nella struttura reale che io incontro, perché io e chiunque di noi incontriamo sempre solo umani specifici. Non si dà, perché muoiono, di incontrare umani non, della sì, specie, non socializzati, cioè non socializzati. Allora io credo che all'interno di una costruzione affine se non uguale possiamo essere mossi da un'empatia primaria. Al di fuori di una costruzione affine, l'Italia e il Bangladesh, donne italiane e un giovane uomo del Bangladesh è proprio a tanta distanza, non è che questo signore non lo capiamo, no? Perché poi ci arriva che in realtà è arrabbiato. Non rimaniamo intrappolati dall'idea che se sorride o è scemo è contento, no, assolutamente arriviamo a percepire, certamente concettualizzare che il suo movente è un altro e tra l'altro anche a sfruttarlo. Quello che io vi evidenzio è che non posso ipotizzare che nei miei occhi, nelle mie orecchie, nei miei organi dell'empatia siano automaticamente pronti a cogliere. In questo senso mi devo dare il tempo di riadattare anche il sistema percettivo dell'empatia. Forse potremmo dire delle cose sui neuroni a specchio, sulle ipotesi, va bene. Resta il fatto che intanto è impossibile fare una seria verifica. Cioè, prendiamo la dottoressa consigliere e prendiamo una coetanea cacciatrice Kur del Kalahari e mostriamo a entrambe un'immagine con gli elettrodi sulla testa. Ci riuscite? No. Intanto perché lei è nuda, pare brutto a livello testistico, no? Cioè, sono tanti i motivi per cui è proprio tutto diverso.
veramente complesso essere radicali nell'utilizzare la scienza per cercare di verificare delle ipotesi in modo realmente cross-culturale, perché se diciamo Giappone e Stati Uniti, vabbè, capaci tutti, c'è gente che, come abbiamo detto, va a scuola da quando ha 3 anni di vita e se non addirittura di meno, che è in relazione uno a uno continuamente, evidentemente ai giapponesi il sorriso così gli fa un po' diverso che agli americani, ma ci limitiamo a questo. Quindi io credo che possiamo dirci l'empatia è uno strumento da affinare, non è nemmeno quello uno strumento che può partire puro, esattamente come se io cambio città e vado a, che ne so, a Helsinki, dove sono piuttosto occidentali, meno di altri, ma comunque piuttosto occidentali, appena arrivo devo modificare un po' il mio sguardo, per esempio, sull'abbigliamento. Ma già tra Genova e Roma, o tra Genova e Torino, le calzature dicono delle donne cose diverse. Anche degli uomini, credo, ci ho badato di meno, ma poi possiamo dire che forse voi camminate di più e noi camminiamo di meno, quel che vogliamo. Sta di fatto che io l'automatismo lo posso usare dopo un attimo. Voi direte, che cosa desumo dalle scarpe della gente? Il sociologo, un sacco di roba, però deve esserci, deve, io non sono un sociologo, deve essersi adattato, deve essersi fatto lo sguardo su quella roba. Aggiungo, giusto per intenderci, questo discorso sull'empatia è estremamente interessante, no? Perché chiama in causa tutta una serie di impliciti, anche culturali nostri. Allora, benissimo l'empatia, attenzione all'empatia naturalizzata, quindi attenzione a immaginare che l'empatia sia qualcosa di naturale, che quindi ci scatta in quanto appartenenti alla specie, perché ci scatta in quanto appartenenti a un gruppo ed entriamo in empatia con coloro nei quali riconosciamo le nostre stesse reazioni. Allora lì è molto facile. C'è un lavoro da fare, no? Per questo discorso della denaturalizzazione l'avevamo già fatto all'inizio. C'è un lavoro da fare che è proprio un lavoro antropologico, che è quello della denaturalizzazione di quello che noi immaginiamo essere come qualcosa di naturale. Allora, vi faccio un esempio. Perché le maestre di scuole dell'infanzia, scuole elementari, eccetera, sono donne prevalentemente? Perché c'è un implicito naturalizzante, per cui la donna, essendo intrinsecamente madre, e già qua ci sarebbe da aprire un capitolo sui presupposti culturali, può entrare più facilmente in empatia con i bambini. Allora, per smontare questa cosa qui ci sono voluti tutti gli anni 70, dopodiché in questo momento siamo in un periodo di regressione sociale, per cui si torna ad avere una preponderanza di donne nelle professioni che hanno a che fare con i bambini piccoli sulla base di nuovo di una naturalizzazione riproposta alla quale in questo momento non sappiamo dare una risposta culturalmente adeguata. Però che lavoroni sono stati fatti fra gli anni 60 e gli anni 80 per togliere le donne dalla posizione naturalizzante e fare della professione di maestro una professione e non una vocazione? Allora, stessissimo discorso per l'empatia, bisogna toglierla dalla posizione naturalizzata, no? Quindi immaginare che l'empatia sia qualcosa che ci scatta automaticamente perché siamo umani, vedere il momento in cui ci scatta e perché, e passare semmai ad una professione, a una posizione di empatia professionalizzata, dove l'empatia professionalizzata sta nel fatto che se io riesco a prendere le distanze dalla mia empatia culturalmente condizionata, riesco a capire delle reazioni che lì per lì sono molto distanti dalla mia e a fare un lavoro effettivamente molto più profondo di vicinanza con l'altro che non semplicemente reagendo in pancia. Lavoro, 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 attenzione, perché io noto, cioè questo ve lo dico proprio come osservazione mia personale, noto in questi ultimi anni molto spesso anche in luoghi altamente professionali e professionalizzanti, un ricorso molto facile alle emozioni, cioè quando parte l'emozione va tutto bene, ci vogliamo tutti bene,
attenzione, attenzione perché è un po' un mezzuccio e soprattutto fa la scorciatoia sui problemi veri, questo atteggiamento qua, per cui forse è meglio, soprattutto dove non siamo molto sicuri sulle nostre gambe, stare più sulla testa, no? Sulla riflessione di che cos'è l'incontro, che non sull'onda emotiva. Proviamo a immaginare quanto ci è difficile d'amblée, per me lo è almeno, empatizzare con la giovane donna del Bangladesh che sta per trasferirsi, che ne so, a Bristol per un matrimonio combinato. Per carità, ci arrivo, eh? Salvo che poi quando il suo matrimonio combinato fallisce e lei ci sta malissimo e cominciamo a parlarci. Ma l'avevi scelto tu? No, ma cosa c'entra? Non era quello il punto. Per me il punto era che quella cosa era altamente desiderabile per una serie di motivi. Per cui assolutamente arriviamo, almeno ipotizzo, che arriviamo a scambiarci un'emotività sincera, piuttosto affine, ma ci arriviamo perché gli elementi a disposizione all'inizio mi straniscono, tanto che faccio l'antropologa, no? Quindi nonostante sia continuamente sollecitata da questo genere di questioni, lì per lì una giovane donna che parla un italiano impeccabile e che sta per partire per un altro paese perché qualcuno le ha organizzato il matrimonio, un attimo mi fa pensare, vediamo come va. Poi quando lei ci sta malissimo perché la cosa fallisce, mi riorganizzo sul fatto, ci sperava, era desiderabile, forse era desiderabile in sé l'ipotesi di trovarsi in una vita matrimoniale con questa persona vista poche volte. Per me non solo non è desiderabile soggettivamente, ma farei anche fatica a ipotizzarla come via per delle altre, no? Qui siamo sempre sul piano dell'emozione, sto discutendo sul piano dell'emozione e se sia, perché poi il matrimonio per noi c'ha un sacco a che fare con le emozioni. E proiettiamo che l'emotività sia un elemento di tante delle cose che facciamo, del matrimonio, della genitorialità. Di nuovo, abbiamo già citato il testo L'amore in più, storia dell'amore materno, vecchio, probabilmente non si trova più se non in biblioteca. Françoise Isabelle Badinter. Storia dell'amore materno. Un testo che fa quasi ridere dal quanto è fastidioso nella descrizione di come in Francia per tutto il 6-7-800 i neonati, soprattutto i neonati un pochino fortunati, siano stati mandati a balia fuori casa, morendo numeri enormi e spesso arrotolati e letteralmente appesi a un chiodo. Stavo riflettendo, no, sull'esogestazione, diciamo, una delle necessità della specie, forse perché abbiamo troppo cervello per nascere bipedi, è quello di una esogestazione. Sì, ma come debba avvenire questa esogestazione è tutto un altro discorso, perché oggi per noi avviluppare un bambino, prenderlo un chiodo e dargli da mangiare quando ripassa di lì la balia, se il suo ha già mangiato, non è proprio l'idea di esogestazione che ne farà uno correttamente stimolato. Dico. È plausibile che tutti gli autori francesi che leggiamo oggi se la siano passata così, magari non proprio in campagna, magari anche semplicemente due piani sotto rispetto ai genitori, però così. Tra l'altro, anche gli inglesi. Non ho notizie su di noi, che è interessante che non ce le abbia, però non ce l'ho, ma credo abbastanza anche i tedeschi, anche se usavano una puericultura diversa, Germania e Austria, però inglesi e francesi così, non hanno perso la capacità né di parlare né di scrivere in tutti gli ambiti e nemmeno di fare ricerca scientifica, quindi
c'è qualcosa lì che a me ha sempre fatto problema. Io non ci credo che si possa venire su bene così, eppure è successo. Allora, che livello naturale di necessità, dov'è la necessità naturale dell'emozione? Poi, posto che non c'è una possibilità di ricorrere all'emotività in modo naturale, ci sono dei test interessanti in antropologia, ma non ne conosco in italiano su questo argomento. Vinciano Spre, giusto. Si chiama Vinciano, scritto Vinciane Despret, e adesso si intitola Le emozioni, e poi il sottotitolo è La psicologia dell'autenticità, ed è edito da Elettera. Poi è così, Vinciane, scritto Despret, il titolo è semplicemente Le emozioni, e l'editore è Eleutera Dunant, che è un ottimo testo nell'ambito della scuola etnopsichiatrica francese di Natale sulla non universalità delle emozioni. Effettivamente lei qui cita qualcuno che dice: noi non reagiamo mai in modo emotivo alle cose, nessuno reagisce mai in modo emotivo alle cose. Ciascuno, non cito testualmente ma ha senso, ciascuno reagisce sempre e solo come ci si aspetta che reagisca, come il contesto si aspetta che a una certa cosa si reagisca. Io lo trovo difficile da utilizzare come sguardo nel quotidiano. Io personalmente ho bisogno, io soggettivamente ho bisogno di pensare che gli umani, in particolare gli umani attorno a me, siano mossi da un piano emotivo che tra l'altro io leggo e condivido. In questo senso, dato che uno dei temi dell'incontro di oggi era proprio quello di discutere del valore, della funzione antropopoietica dell'istituzione, direi che ci siamo abbastanza. Noi oggi scegliamo, o comunque abbiamo scelto, o la nostra nazione, il gruppo di nazioni, sceglie di utilizzare le istituzioni educative, ma non solo, anche in termini di costruzione della persona, no? Nessuno di voi e nessuno di noi oggi sarebbe soddisfatto da un insegnamento strettamente contenutistico, perché siamo dell'idea che si tratti di educare le persone in modo più vario e completo. La terminologia dell'oggi mi sfugge, ma voi la conoscete sicuramente molto bene. Però quanto tempo è che facciamo i circle time sulle emozioni? Che non facciamo più l'educazione sessuale, ma facciamo l'educazione all'affettività? Che quando facciamo qualche cosa sull'alimentazione, lo facciamo anche a partire dal cibo come relazionalità. Cioè tutto ciò che noi facciamo, in particolare al di là del contenuto che una volta era quello del sussidiario, ha a che fare con l'emotività e la relazionalità. Ora, io trovo che vada benissimo, ma assolutamente non trovo che sia né il modo né il modo migliore. Ed è uno strumento attivo di costruzione degli altri, del noi, cioè di costruzione degli altri perché appartengano al nostro noi. E i bambini, effettivamente, i ragazzini, abbiamo bisogno in classe che appartengano al nostro noi. Per cui le ragazzine, parlo di nuovo di esempi torinesi, egiziane, che fine elementari, inizio medie, non hanno nessuna voglia di fare amicizia con i compagni e le compagne di classe, alcune sì, ma diverse no, ci fanno problema, perché per far parte del nostro noi, tu con noi ci devi condividere altro che i compiti e le lezioni. Che possiamo dire? Onestamente anch'io sono più a mio agio quando sono con un gruppo di persone che ha voglia di essere lì al di là dell'obiettivo finale.
però devo anche riconoscere che altri hanno un'idea di istituzione che non è costruzione della socialità, che non è eminentemente costruzione della socialità, tanto più se quella socialità lì non è quella che ti hai scelto a priori. Questo è un altro preso. No, stavo pensando che ad esempio questa questione qua del rapporto con l'istituzione è particolarmente evidente nella relazione tra l'istituzione e quindi gli insegnanti e i genitori migranti. È molto spesso quello che la nostra istituzione propone come momento di incontro, per alcuni dei genitori migranti risulta quasi incomprensibile. Io mi ricordo di una volta mi piaceva, peraltro appunto una cosa che a me è piaciuta molto, questa riunione di presentazione della seconda elementare, dove era mio figlio, con due maestri assolutamente eccellenti, che hanno fatto una sorta di recita all'inizio dell'incontro, molto bella, molto ben fatta, ben strutturata, eccetera, che era evidentemente graditissima ai genitori, ma del tutto incomprensibile per la coppia di genitori cinesi che era in aula e che probabilmente aveva preso permesso per un paio d'ore per essere lì, che non capiva assolutamente perché l'istituzione facesse una cosa del genere quando l'istituzione nella cultura cinese è, come dire, il luogo della massima serietà e della massima non emotività possibile. Quindi erano effettivamente spiazzati dal fatto che non passassero immediatamente delle informazioni a partire da una condizione apicale, praticamente apicale. E questo di nuovo potrebbe essere un interessante elemento di riflessione, anche perché immagino che voi abbiate moltissimi casi di questo genere, no? Di mancanza di incrocio fra le vostre aspettative e fra la nostra culturale pedagogia di questo momento qua e le aspettative e la pedagogia implicita dei genitori migranti. Penso a una cara amica nigeriana, una mia collega, che mi dice spesso sì. Qui io sto meglio che a casa mia, perché qui c'è libertà e c'è libertà di parola. Però mi rendo madre di quattro figli, però mi rendo conto che la libertà di parola dei figli, io proprio non so cosa fare. Poi ha quattro ragazzini di età diverse che funzionano egregiamente, tra l'altro anche un marito italiano, per cui se la devono smazzare continuamente, il quale stesso dice che la libertà di parola a casa dei figli mi interessa ben poco, e quindi in questo si incontrano, però è quasi indicibile ed è molto importante tenere a mente questo elemento molto forte. Lei come individuo, come dice lei stessa, è lei che dice, in Nigeria l'individuo non esiste nemmeno l'io, esiste solo il noi, la trovo un po' romanzatina, però di fondo la sua percezione è: per come io sono cresciuta, io non sono stata cresciuta come individuo, io oggi sono assolutamente un individuo e funziono in modo molto individuale in questo mondo. Ma quando devo essere genitore, quando sono madre dei miei figli, mettermi attivamente a costruire la loro individualità e la loro soggettività mi fa problema, non tiene rispetto al mio quadro educativo. Poi, questo non vuol dire che sia necessario scegliere un modello e attenersi strettamente a quello e rigettare gli altri, assolutamente, così come abbiamo detto diverse volte, sono sicura che se diciamo cultura stiamo parlando di una cosa in quell'istante, perché l'istante dopo si è modificata, anche un modello educativo, quello a cui fa riferimento lei 40 anni fa in Nigeria, probabilmente oggi non c'è nemmeno più. E quindi va benissimo che lo modifichi, però è molto interessante rendersi conto che qualsiasi sistema noi mettiamo in atto, quel sistema produce delle conseguenze o vorrebbe produrre delle conseguenze sulla strutturazione delle persone che vi partecipano. A volte chi vi partecipa aveva un'idea diversa oppure mette in atto un'idea diversa più o meno consapevolmente, perché molti dei genitori nigeriani con cui io mi confronto non ha avuto un'esperienza
positiva della libertà di parola che vige in Italia, secondo taluni, e quindi non riesce a sentirlo come un vantaggio. Non riescono a percepire come vantaggio il fatto che in classe l'insegnante chieda ai bambini cosa vogliono fare, cosa ne pensano, come si sentono, perché non hanno l'esperienza soggettiva di, in effetti qui, puoi dire come stai, puoi dire cosa vuoi, anche perché una parte dei migranti non può dire come vuole. Quindi non avendo visto il lato solare di quella libertà, ne vedono il lato invece molto più complesso della conflittualità nella classe, della progressione dei contenuti che a volte non è quella che si vorrebbe, di una posizione dei bambini non sempre efficace rispetto agli adulti di riferimento. Però o riusciamo a esplicitare agli altri che scelta abbiamo fatto, oppure è molto più difficile e molto più lungo il processo che loro devono mettere in atto per eventualmente adeguarsi. Io mi trovo spessissimo a essere strumento di questa roba che trovo orrendamente colonialista, che però è efficace, di dire il diario è lo strumento di comunicazione tra genitori e famiglie, tra genitori e insegnanti, perché il nostro presupposto è che un'alleanza pedagogica tra le due parti sia necessaria per insegnare. Se voi non ci state, ci manca metà della storia, però almeno uno lo esplicita. A gente che non se lo sogna nemmeno da lontano. Gente che dice come? Io. Ecco, mi verrebbe dire che questo lavoro di presa di minima distanza rispetto ai nostri presupposti culturali impliciti è proprio un lavoro di esplicitazione, cioè noi siamo nella posizione di avere effettivamente un minimo di sguardo antropologico, non tanto e non solo quando capiamo quali sono i presupposti dell'altro, ma quando siamo in grado di esplicitare i presupposti nostri. Se io sono in grado di dire perché faccio le cose in una certa maniera, sono in grado di spiegarle e quindi di fare in qualche misura da ponte culturale. Se non sono in grado, intanto non faccio da ponte culturale, ma poi soprattutto non sono in grado perché per me la mia risposta è la risposta naturale, è l'unica possibile e quindi è di nuovo una risposta di tipo il riflesso, cioè sto di nuovo reagendo in faccia, anche quando credo di stare reagendo di testa. Esempio a questo fine, una maestra di una classe terza che la settimana scorsa, venerdì scorso, ci raccontava in un gruppo di maestra, questa maestra ci diceva effettivamente poi i nigeriani, non so quanti ne abbiate voi, perché non so se siano un tema da voi, da noi sono un tema. Questi nigeriani che alla fine, comunque sia, chiedono e poi di dare, di restituire, se ne frega. Io quest'anno avevo tre bambini che alle vacanze di Natale sono partiti e sono stati via per un certo tempo, due sono venuti a dirmi, due coppie di genitori sono venuti a dirmi guardi maestra che noi partiamo, però stiamo via un po' di più, torniamo più avanti, e io ho preparato i compiti delle vacanze, ho fatto gli esercizi perché questi qui tornassero con qualcosa in mente. Quell'altra invece a scuola ricominciata mi ha fatto sapere che torna a febbraio, perché evidentemente gliene frega niente dei compiti della bambina e della scolarità della bambina, e tanto vedrai che quando torno ce la dobbiamo riprendere così com'è e la mamma ancora si aspetterà che noi andiamo avanti con l'insegnamento. C'è un elemento che evidentemente è andato in automatico, che i compiti delle vacanze siano un fatto di natura. I compiti delle vacanze non sono un fatto di natura e ci sono tanti posti del mondo in cui non esistono e ci sono tanti posti del mondo in cui l'insegnante ha in mente i bambini quando ce li ha davanti e nessuno si aspetta che l'insegnante lavori, come dire, si presentifichi nella mente dei bambini attraverso i compiti del fine settimana e soprattutto delle vacanze.
Per cui normalmente questa signora qui, anzi, se la verità ti fa sapere che torneranno, dal suo punto di vista vuol dire che lei ha capito che la nostra istituzione ha bisogno di sapere dove sono i bambini quando non sono lì, e quindi gli ha fatto sapere torniamo a febbraio. Dal suo punto di vista gliene frega talmente poco che non ci ha nemmeno detto che andava via. Vedete che questo contrasto di sguardo è molto forte, e il contrasto di sguardo è proprio relativo a qual è secondo noi l'automatismo della relazione. Però questa bimba è in prima elementare, è la prima volta che fa delle vacanze, quindi i suoi genitori non avevano ancora maturato che noi abbiamo le vacanze di Natale e quei compiti di Natale, le vacanze di Pasqua e quelli di Pasqua, le vacanze estive e quei compiti estivi che gli altri non fanno. Perché? Perché tanto l'anno prossimo, l'anno successivo, gli altri hanno un altro insegnante. Avete mai notato che quando cambia l'insegnante uno può sfangarsela anche senza aver fatto i compiti delle vacanze? Soprattutto più avanti si va, mio figlio. Gli altri partono da questo presupposto, l'insegnante cambia, evidentemente cambiano le questioni. Io credo che questo sia un altro esempio di automatismo, di proiezione del proprio automatismo. Poi non fa enormi danni, però fa una specie di corrosione costante della mia buona disposizione verso l'altro. Perché quando l'altro continuamente risponde in mancanza alla mia norma, alla fine mi scoccio anche un po'. Cioè, alla fine diventa anche abbastanza pesante gestire questo nucleo di persone che non sa stare a delle regole. Nel momento in cui quelle si riescono a esplicitare a noi stessi, allora l'altro continuerà a stare alle proprie in parte, ma più facilmente gli verrà in mente di dire: ah già, te lo dico prima che me ne vado, guarda, oggi non so ancora né se né quando torniamo, quando lo scopro te lo dico, però te lo dico subito perché tu mi hai spiegato che io ho bisogno di sapere da settembre di oggi a settembre dell'anno prossimo se posso contare sulla tua presenza, tanto più che dal mio punto di vista la tua presenza è gratis. Solo dal mio punto di vista, perché da quello che dite i genitori, no, però. Sì, c'è anche da dire una cosa, che se vuoi, cioè implicito anche della maestra è anche che la ragazzina che poi ti arriva dopo che è stata 3 mesi via e tu sei arrivato in prima elementare, questa è arrivata in fondo alla prima elementare, non è riuscita a imparare né a leggere né a scrivere perché ha fatto una serie di buchi, di cose, eccetera. Per noi oggi pensare che ci sia una bocciatura in prima elementare è una cosa che non si può dire, perché è assolutamente una cosa che non si può dare. Perché fino a ieri c'era la continuità tra il primo e il secondo anno. E quindi per noi qualcuno che non riesce a comportarsi bene, a permetterci comunque di arrivare fino in fondo per poter portarlo e poterlo portare poi come dire, dall'altra parte, è qualcuno che va e che ci mette in difficoltà rispetto a delle cose che per noi sono effettivamente estremamente difficili. Mentre probabilmente per la mamma nigeriana, se questa ripete la prima, più di tanto non è un grosso problema, ma per noi invece assolutamente sì, terribile. È complicata questa cosa, cioè questo tema qua è un tema che ci, come dire, che ci fa veramente fatica, anche perché poi regolarmente, se c'è qualcuno da fermare, spesso sono i ragazzini dei, adesso io parlo delle medie o anche delle superiori, finiscono per essere spessissimo i ragazzini, i figli dei migranti, e questa cosa qua non è che ce la riusciamo proprio a digerire, o perlomeno io personalmente me la digerisco malissimo, ecco, la mettiamola così. Cioè, quando entri in classe e alla fine dell'anno fai i conti e capisci che sono quelli,
dice, ma io ho fatto tutto quello che potevo, perlomeno io me la metto così, ho fatto tutto quello che potevo fare, però delle volte è anche veramente una questione di incontri tra aspettative veramente estremamente differenti, e però io il mal di pancia ce l'ho comunque, cioè, non so come dire. Sono d'accordo con te che il mal di pancia resta quando si deve prendere atto di una disparità del risultato rispetto all'azione che mettiamo in campo. Ma effettivamente credo che a noi serva di cercare il modo più limpido ed esplicito possibile per dire all'altro a priori quali sono i nostri presupposti fondamentali. Quando io iscrivo un bambino a scuola in Inghilterra, nessuno mi dice perché deve andare a scuola in divisa. Pensiamo a scuola in divisa. Ma se io lo devo dire al mio bambino che deve mettersi la divisa, al mio bambino glielo devo spiegare perché non ha mai nemmeno messo il grembiule, nemmeno all'asilo dalle mie parti oggi. Per cui gli impliciti, la divisa a noi sembra un implicito enorme, agli inglesi non gliene frega niente, sembra una roba ovvia, cioè lo mandi nudo, no, lo mandi in divisa. Voi li mandate nudi, no, li mandiamo con i jeans firmati che poi fanno problema, però non mettiamo più perché c'è libertà di espressione, di individuazione, di relazione, e poi mandiamo no. E quando qualcuno ce lo chiede sappiamo esplicitare le cose, ma se nessuno ce lo chiede non ci viene da dire a chi iscrive i bambini da noi, anche i ragazzini, soprattutto alle medie, ah, guardi che qui non si mette la divisa. Sì, sempre quello, non si sta nemmeno in giro con i suoi ceci, cioè sarebbero tante le cose da esplicitare che in effetti sarebbe buono esplicitare. Il punto non è esplicitare che noi non mettiamo la divisa e che noi non stiamo in ginocchio sui ceci, il punto è esplicitare perché noi non mettiamo la divisa, ovvero qual è il modello di bambino e il modello di insegnante, il modello di relazione tra le parti, che oltre ad interazione sociale, che giustifica la nostra scelta di non avere i bambini in divisa e non avere gli insegnanti col grembiule. A chi viene dall'America Latina o dalla Romania, gli insegnanti vestiti così, come le pare, perché? Non vogliono evidenziare che sono insegnanti. Si aspettano che i bambini colgano il loro ruolo e lo rispettino se si vestono come se fossero la zia di chiunque. Perché la zia ben vestita, però comunque una passante qualsiasi. Qual è l'automatismo, no, del pensiero? Che cosa definisce la differenza di posizione? Tra l'altro, che cosa definisce la differenza di posizione tra insegnanti e allievi oggi tra di noi? Cioè il sapere ormai basta, cioè si dà per, infatti tutti questi cioè tutte le cose che l'istituzione vuole esplicitare, l'istituzione scolastica ovviamente vuole esplicitare, lo fa sempre soltanto su quello che riguarda gli obiettivi, le finalità e mai la quotidianità, cioè la gestione del gruppo classe, no? Perché lì si risolve con ma la metodologia è libera. No? Quindi l'istituzione scuola, cioè il liceo Italia, la Romilani, ha un POF, no? Che presenta regolarmente alle famiglie, che le famiglie magari firmano, eccetera, no? Però sono cornici, o per meglio dire, no, non sono solo cornici, perché ci sono espressi i progetti, ma alla fine non è mai qualcosa di sostanziale, no? E quello che dicevi tu è una vecchia questione sindacale. Io sono perfettamente d'accordo, e sono d'accordo nell'andare a scuola così, ma sono perfettamente d'accordo con quelli che dicono che il potere, cioè che il potere dell'insegnante ha perso, no, nell'immaginario collettivo da quando non abbiamo più il grembiule, cioè da quando siamo la zia, la vicina di casa, che da un punto di vista relazionale, viva Dio, no? Cioè che i bambini diano addirittura le maestre, chiamino maestra Maria, maestra Giuseppina e non signora maestra, che non abbiano i grembiuli perché hanno la tuta, che almeno le mamme non stirano. Però nello stesso tempo io ho fatto l'esperienza di una scuola a Cuba, ragazzi, come dicevi tu, a Cuba, il
verde per le elementari, bordeaux per le medie, quindi anche in giro tu riconosci di quale istituzione i bambini, i ragazzini appartengono, ed è una cosa normalissima. Credo ci sia una distinzione da fare in questo momento qui, che in realtà poi era implicita in una serie di cose dette negli incontri precedenti e che ci può servire molto adesso, questa discussione aperta oggi, che è una discussione sulla parola potere, una precisazione, se preferite, sulla parola potere e sul fatto che abbiamo paura della parola potere e di quello che il potere implica. Ed è una storia vecchia che si lega moltissimo a tutta una serie infinita di discorsi di liberazione che, come potete immaginare, a me stanno molto cari, ma credo che ci sia una distinzione da fare e una precisazione di vocabolario da mantenere, perché sennò non ci capiamo più. Allora, c'è il potere, che è una cosa, c'è il dominio, che è un'altra cosa. Allora, la distinzione la riprendo da Foucault, e Foucault diceva che il potere è qualsiasi, è la possibilità di intervenire nel comportamento di un altro e modificarlo, in qualsiasi direzione questo avvenga. Per questo punto, se io chiedo alla sonorità, per favore mi vai a prendere un gessetto, io sto esercitando un potere su di te, che naturalmente ha il potere di dirmi sì, oppure il potere di mandarmi al diavolo. E il potere scorre intrinsecamente in tutte le relazioni. Se non c'è potere non c'è relazione, se non c'è relazione non c'è potere. Quindi il potere è la possibilità di intervenire sul comportamento dell'altro, e questo significa molto banalmente essere in relazione. Si potrebbe fare una distinzione fra potere alto e potere basso, no? Quindi sulla democraticità del potere, ma anche in questo caso probabilmente, almeno dal punto di vista antropologico, saremmo un po' fuori bersaglio. Perché esistono delle situazioni di potere assolutamente impari fra i due protagonisti di ogni due o più protagonisti di una relazione, che sono e restano situazioni positive e desiderabili. Pensate ad esempio quella di un bambino piccolo con gli adulti che se ne prendono cura, dove evidentemente tutto il potere è dalla parte degli adulti. Eppure quella è una situazione amorevole e, se tutto va bene, assolutamente desiderabile. Il potere è fluido, quindi è qualcosa che cambia nei contesti, cambia nel tempo, non si ha sempre lo stesso potere sui figli, cambia quasi di giorno in giorno. Il potere che io posso avere dentro un'aula universitaria si rovescerebbe immediatamente se mi iscrivessi a un corso di judo e mi trovassi come istruttore un mio allievo, no? Quindi è anche estremamente situazionale la cosa. Quello che c'è da temere è il dominio, dove il dominio è una situazione in cui una disparità di potere solidifica, no? Si fa ossea, diventa calcificata e non è più lavorabile. Ci sono situazioni di potere che apparentemente sembrano piuttosto scomode, no? Molto bruttine, ma che viste dall'interno sono di potere modificabile, no? Immaginatevi ad esempio una famiglia in cui non ci si scambi troppi sorrisi, in cui la postura sia seria, eccetera, eccetera, ma in cui la relazione di potere continua ad essere mobile, no? Quindi i figli crescono e i genitori si mettono in un'altra posizione anche senza le manifestazioni d'affetto che fanno invece l'immagine della nostra famiglia felice. Ci sono situazioni di dominio che all'apparenza sembrano delle situazioni bellissime, altamente desiderabili. Immaginatevi, questi sono casi piuttosto quasi proverbiali, una situazione in cui c'è un figlio di 30 anni che non esce di casa perché la mamma continua a lavare e stirare, a cucinare. Allora, è evidentemente una situazione di dominio, no? In cui c'è uno stallo per cui la madre deve restare nella posizione di madre e il figlio o la figlia non può far altro che restare nella posizione di potere inferiore, no? Della generazione più piccola. Quella è una situazione di dominio, nonostante all'apparenza sia una situazione di grande comodità. Allora, penso che non ci sia affatto da aver paura del fatto, ad esempio, che gli insegnanti abbiano un sacrosanto slivellamento di potere rispetto agli alunni. Guardate, tanto per andare sul personale, io ho cominciato a fare lezioni in aula universitaria con in testa tutta la democrazia del discorso, la possibilità di interazione, eccetera, eccetera. Poi progressivamente venivano su generazioni che erano sempre più formattate dalla discussione a ruota libera stile talk show televisivi, per cui a un certo punto ho dovuto fermare tutto con mia grande fatica, devo dire, perché mi è stato effettivamente piuttosto spinoso entrare in quella condizione lì, e cominciare la lezione dicendo: non aprirete bocca, parlo io, il gestore del discorso sono io, avrete da dire qualche cosa soltanto quando
emotivamente il discorso ha fatto qualche cosa, allora lì c'è uno spazio di parola, non c'è spazio per il dibattito in aula, che dalla posizione in cui provengo è tremendo, cioè quasi insostenibile, ma è indispensabile per riuscire a fare l'operazione che un insegnante deve fare, che è un'operazione che è possibile soltanto da una posizione di slivellamento. C'è poco da fare, perché se io sono livellata con gli altri, possiamo fare altre cose che sono bellissime, a me piace tantissimo, si può fare l'apprendimento di gruppo, si può fare lo scambio di papà, un sacco di roba. Non posso però dare quel tipo di formattazione che mi viene richiesta da solo insegnante. Per cui anche questo discorso di paritarietà, no? Fino a un certo punto, dove e per che cosa? E lo stesso potere, questo slivellamento qui, dove lo uso? Quando lo uso, per che cosa? Allora, se lo uso in maniera propria per fare un'operazione che è ben intenzionata verso qualcuno che ha bisogno di quell'operazione, gli posso avere in mano tutto il potere che credo, e quella rimane una situazione desiderabile. Diventa indesiderabile quando si fa statica, quando diventa rigida. Ecco, questo è giusto per... Per concludere, io per esempio ho avuto l'esperienza ormai una decina d'anni fa di studentesse dell'est, provenienti dall'est, che si stupivano, io parlo per le superiori ovviamente, no? Che si stupivano di come gli insegnanti in Italia fossero tutto sommato disponibili, no? E loro lo vivevano con disagio questa cosa, no? Perché il fatto del, se non avete capito lo spiego, no? Sono qui apposta, cioè il nostro metterci al servizio degli studenti. Secondo lei, e secondo loro, che erano più di una, e secondo i loro genitori, perdevamo il prestigio. Cioè, vuol dire, no? Quindi magari restava al potere, perché poi io sono la persona che ti do 5, che ti rimando, che ti boccio, eccetera. Però perdeva il prestigio della mia superiorità come insegnante. A quel punto lì il potere sembra arbitrario, nel momento in cui viene esercitato. Per cui appunto c'è anche un po' da ripensare. Però questa storia del potere immagino che voglio dire sia estremamente cultural situata, cioè esattamente come se il discorso vale per cui siamo costruiti socialmente, anche la nozione di potere è estremamente variabile. Allora non lo so, mi viene in mente alcuni ragazzini che vengono dal Nord Africa rimangono molto colpiti dal fatto che gli insegnanti non suonano i propri allievi, perché a casa, a casa loro le prendono, si fanno una scemata, qua noi ovviamente guai al mondo. Assolutamente. Dopodiché, e non solo, secondo me quello che poi ci mette tanto in difficoltà, perlomeno a me mette tanto in difficoltà, è che comunque io non ho davanti i genitori che probabilmente sono cresciuti e si sono costruiti quelli che, come chiamavo, le pensori là con dei genitori abbastanza chiari. Questi sono ragazzini che hanno una famiglia che viene da là e che tende in certi modi, ma vivono qui con degli adulti che tendono in altri modi e che hanno anche peraltro dei coetanei che tendono tutti in altri modi. Diventa un gran pasticcio. Noi quando ogni tanto ci stupiamo perché i ragazzini, che ne so, le nostre ragazzine ecuadoriane tendono poi alla fine, nonostante tutti i nostri sforzi interminabili, poi a fare gruppo tra di loro. E grazie, tu sei, cioè vuol dire anche io farei gruppo con le mie, nel senso parliamo più o meno della stessa cosa, ci piacciono le stesse cose, è ovvio che alla fine, però succede, e anche questo per noi è fonte di difficoltà, perché ti sembra di non, la famosa tra virgolette integrazione ti sembra di non riuscire a toccarla mai, no? Nel senso che comunque. La questione è l'integrazione. Quanto è distante la nostra idea di integrazione? Cioè immaginiamo di avere, tra virgolette, raggiunto una buona integrazione nelle nostre classi. Quell'immagine lì, quanto è distante da una buona classe normale?
dico questo per dire, non so se sono stata chiara. No, 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 capiamo normale. Pensiamo a quello che passa normale. Voi siete attenti, no? Ascoltate, siete attenti, partecipate, scambiate un po' di robe tra di voi, ma mica tante, fate, restituite. Diciamo, dal mio punto di vista, questa è una condizione desiderabile. La verità è che a me piacerebbe che le vostre classi assomigliassero a questo. Al di là che non è, lo capisco bene, che le vostre classi in media non assomiglino a questo. Il problema mio interiore è che la mia immagine desiderabile di integrazione è un mondo che funziona come piace a me. E che funziona come me. E che funziona come me. Allora, il casino è questo. Se io immagino che integrare significa piano piano, nei modi migliori, più dolci, più attenti, rendere gli altri uguali a me, magari ci riesco pure. Gli inglesi sono bravissimi. Nelle scuole inglesi vanno bambini di qualsiasi origine e ne escono gli inglesi. Anche la Francia se la cava meno bene, ma comunque c'è quello di cui. E se sfido che gli inglesi sono bravissimi, hanno avuto il più vasto impero possibile, salvo Gengis Khan, capisco che sono molto portati per quella roba. E tra l'altro alla gente piace essere un buon inglese. No? In media, negli ultimi pochi anni un po' diverso, ma di fondo ai post-coloniali essere un buon inglese piace. Anche a Gandhi è piaciuto studiare in Inghilterra, poi ci è servito al mondo in un'altra direzione, ma è stato un ottimo studente inglese, gli funzionava, gli serviva. Non è così efficace per il prossimo essere un buon italiano del 2017, spiace, ma non dipende da nessuno di noi più di tanto. Allora, se io sono un po' consapevole che quello a cui io miro sarebbe che gli altri fossero d'accordo con me, non sto realmente attivando quel tipo di integrazione di cui agli altri parlo, perché l'integrazione di cui agli altri parlo forse in una classe è molto più rigorosa, strutturata, chi non fa i compiti esce, chi ha la camicia sporca torna a casa e torna solo quando c'è la camicia pulita, se non mangia tutto quello che ha nel piatto il giorno dopo non mangia, oh, perché sappiamo le regole e andiamo avanti con sta geografia. Magari ci sono delle classi che si integrano in quella direzione lì. Magari ci sono delle classi che si integrano sul ci sediamo tutti in cerchio, cambia l'insegnante, se abbiamo voglia gli diamo parola e quando abbiamo altro da fare, gli gestiamo i nostri compiti, gli diciamo per favore aspetta perché noi ci abbiamo altro da fare. È possibile, sta di fatto che io non mi riconosco, non funziono né nell'una né nell'altra. Questo per dire che è un po' più facile per gli altri quando un gruppo, quale che sia, si descrive in modo comprensibile, in modo comprensibile all'altro, perché sono d'accordo con te che il POF non dice noi ci aspettiamo che i genitori siano disponibili a raccontare agli insegnanti le questioni interne alla famiglia, perché da noi gli insegnanti devono avere idea di cosa sta succedendo al bambino per cogliere che cosa, come si comporta. E tra l'altro ci aspettiamo anche che i genitori accettino che ogni tanto gli insegnanti sono un po' stanchi, un po' stressati, hanno altro a cui pensare, a volte te lo rimandano a casa senza sorridere, non te la prendere. A volte invece hanno il tempo a disposizione per parlare. Non siamo capaci di fare un discorso così. Non ci sembra avere a che fare con la didattica. Gli altri però notano quello. Io mi ricordo benissimo un papà marocchino che di fronte, che convocato assieme a due altri genitori, una preside e una maestra, perché la classe era una classe molto agitata, fa un commento. Questo signore molto posato dice, la preside dice, perché quando in classe succede che i bambini si agitano e quindi poi non si riesce a tenere l'ordine, si crea una condizione che non permette agli altri di imparare. Il papà dice,
Io penso che l'insegnante abbia degli strumenti per superare quella situazione. Ma ha capito cosa ho detto? Ho detto che quando la classe si agita, quello che è stato detto, no? Evidentemente, lì la comunicazione era un papà che stava dicendo in modo molto educato e anche molto pungente, scusi, lo viene a dire a me che i bambini in classe fanno casino. Perché dalle mie parti non è così. Ora noi abbiamo degli ottimi motivi per cui quando i bambini fanno tanto casino non procede la didattica, ma non siamo pronti a dirli, perché non siamo pronti a dire sì, noi ce ne abbiamo dei sistemi, ma sono dei sistemi che vanno per le lunghe, che non includono le punizioni corporali, che non si basano sulla bocciatura quando mancano gli apprendimenti su una serie di contenuti, che cercano di costruire una classe in un contesto sociale esplosivo, quindi sì, gli strumenti li abbiamo, se tu non li vedi è perché sei costruito su degli altri strumenti che noi abbiamo scelto e quindi per legge non possiamo utilizzare. Però è diverso dal sentirsi, no, insultati dal genitore o dal sentire che il genitore ha torto, perché non ha torto, ma nessuno gli ha spiegato qual è il valore che noi percepiamo, se lo percepite, nella nostra scelta oggi di non mettere, di non avere la bacchetta, di non mettere il grembiule, di non mettere la divisa, di avere classi piuttosto piccole dal punto di vista del mondo in cui vige un gran casino. Infatti io questo voglio dire, no? Mi sembra una cosa che di cui abbiamo parlato forse la prima volta che ci vediamo, la differenza poi c'è, cioè, lo scollamento tra il pensiero, il sentire, l'azione, perché noi parliamo di integrazione quando stiamo facendo una regressione sociale di quelle serissime, perché come dice mio figlio di 6 anni che vedi i barconi, no, diciamo, è una cosa talmente forte, talmente evidente, che quale schema, quale sistema gli vogliamo proporre, se qua siamo tutti più arrabbiati, loro, noi, diciamo, no, di che vogliamo parlare, che cosa gli vogliamo spiegare, no, e quindi è disarmante, perché quando io sto in classe io nel cervello c'ho questo. Lo capisco, perché la ragazza che non viene a scuola perché si deve occupare del fratellino, del nipotino, e quindi perché è sudamericano e gestisce la famiglia, cioè che gli voglio dire? Che le voglio dire? Che deve imparare a disegnare in classe con me? Cioè, no. Mi faccio una domanda di senso enorme come insegnante, come persona. Certo, assolutamente. E quindi poi non posso rispondere che questa è la regola, perché mi sento ridicola. Però no, rispetto a queste questioni di potere, perché noi veniamo dal caso di Corino, diciamo, che vogliamo potergli parlare a questi ragazzi? Io però ritornerei all'idea di potere che dava Stefania dicendo intanto grazie, che richiama il fatto che le dinamiche che avvengono all'interno di un gruppo non sono mai limitate a quel gruppo come causalità, ma derivano anche da tutto quello che succede fuori, che in parte sono i genitori, e quindi il bambino fatto per guardare in basso e stare zitto quando qualcuno lo sgrida, o fatto per guardarti in faccia, rispondere e esprimere un'opinione. È molto difficile essere una persona costruita in due modi o più. Ma sempre stesso gruppo di maestre della classe prima, bambino che dice che schifo, musulmano che dice che schifo Gesù, e l'insegnante che ipotizza che la sua non sia una famiglia educante. E beh, può darsi. Però un bambino che in elementare dice che schifo Gesù non può non richiamarmi a delle dinamiche geopolitiche gravissime in corso in questo momento, che cambiano completamente la responsabilità della famiglia, no? Rispetto al fatto che quello di 6 anni dica questa cosa qui, e che ci obbliga ad uno sguardo completamente diverso, perché voglio dire, la volta che mia figlia andasse a scuola a dire che schifo un politico, quel che volete, probabilmente colpa mia. Ma nel momento in cui un bambino X dice una cosa, tra l'altro
teologicamente impensabili dal punto di vista musulmano, evidentemente dobbiamo andare a guardare a un livello più ampio, e non possiamo non avere in classe anche quello sguardo lì, che le tensioni tra di loro non sono solo le tensioni tra di loro. Quanto più sono piccoli, tanto più questa cosa è evidente, no? Alcuni bambini sono reciprocamente io cioccolato e tu vaniglia, alcuni bambini invece sono io romeno e tu nigeriano, che non è una cosa che dipenda nell'immediatezza dai loro genitori, è una cosa che dipende dal gioco sociale, politico che accade nel contesto in cui loro vivono. A parte che cioccolato e vaniglia sono due definizioni sciocche, però tra l'altro riflettevo qualche giorno fa su questo, io non ce l'ho un vocabolario pacificato per descrivere le differenze, voi ce l'avete? Delle buone parole per dire come è composta una classe. Quelli cioccolato non sono neri, non sono negri, forse sono africani, però autodefinizione di bambina, ma no, io sono marrone. Ok, sono allora di se stessi, io sono marrone. Ma marrone, no, però proviamo a dire che preside, dato che io in classe ne ho 6 di bambini marroni, avrei bisogno che il materiale iconograficamente fosse un po' più vario. Il preside ha capito, non c'è dubbio, ma io ho usato un linguaggio che mi ha soddisfatto. È un casino, eh? Quando io sono una cosa che linguisticamente non soddisfa nessuno. È un enorme pasticcio, se non è un casino. E del resto gli altri sono italiani, non basta, perché di quei marroni almeno 3 sono italiani, quindi anche italiani non va. Questa è una riflessione amara sul potere, no? È proprio la nello stesso tempo anche gli stessi ragazzi sono veramente molto ormai, cioè queste tensioni che stanno all'esterno le stanno portando nel loro modo tantissimo dentro le classi. Non so, voi avete i ragazzini che continuano a dire ISIS, ISIS, ma noi sì. E a me non mi era mai successo, cioè una roba degli ultimi 3 anni che sì, questo è diventato una sorta di, non si capisce se un grido di battaglia, insulto, poi cambia a seconda. E io non so bene, mica come. Io poi in genere faccio, gli dico smettila di dire cavolato, così, e, però sta diventando una cosa grossa, perché poi noi abbiamo in classe un sacco di ragazzini maghrebini, arabi, e questa roba qua come cavolo sarebbe, come ce la rischiamo? Non è così semplice, io ogni tanto me lo chiedo, questi ragazzi come se la vivono, come non se la vivono, e un continuo quando c'è stato il grande grido all'Akbar, detto dai ragazzi, ma così un po' per giocare, però poi loro mi compagni di classe, questi come stanno? Io non ho idea, non ho più di tanto, cerco sempre di, ma metto la polvere sotto il tappeto, cioè il massimo che riesco a fare è un lavoro di questo genere, però non è una buona, non mi era mai successo prima, cioè. Ma secondo me lì, cioè, i ragazzi prendono a prestito dal mondo come i bambini quando giocano, cioè prendi a prestito qualche cosa in cui metti dei tuoi sentimenti e quello slogan che riassume. La capivo, forse c'hai ragione. Secondo me, poi certo che ci sono poi dei rischi come dire ad una indagine, però a questo punto riguardano tutti, non so, ecco, quella rabbia di lì è rabbia, secondo me, no? Sono sentimenti che hanno, sono emozioni che hanno a che fare con la rabbia, con l'odio, con sentimenti di aggressività, hanno la loro causa dove? Nel mondo, in tutto, non è che poi la scuola, ecco, a me, cioè, che la scuola si metta in discussione, che la scuola osservi, ecco, una parola che secondo me è necessaria, è quella di osservazione, ascolto, no? Invece che di identificazione proiettiva, che era quello di proiettare nell'altro quello, e quello è un lavoro continuo in cui fai anche un sacco di errori, perché da quello non se ne esce. Da questo punto di vista qui, ascoltare,
anche la parola potere non mi piace per la storia che ha culturalmente la parola potere, anche se nella tua spiegazione certamente è chiara. Allora preferirei parlare di simmetria e asimmetria nella, come dire, nel rapporto più che di potere, perché potere è già così intriso di una di tante valenze, come dire, anche non così lineari e pulite, che mi infastidisce, no? E quindi non mi spiega, cioè potere e dominanza, vabbè, c'è già una differenza, però troverei un'altra parola per descrivere questo, che quello che mi veniva in mente è la responsabilità dell'adulto di quello che fa nella dimensione educativa, che è quello di assumersi la responsabilità di dire dei no e via dicendo. Questo è un problema che emerge dalla nostra situazione, no? Cioè dalla generazione, emerge nella nostra situazione, culturalmente dalle altre parti è diverso, è vero. Secondo me è molto importante che noi approfondiamo queste cose, cioè questa consapevolezza della cultura, della diversità in questo senso. Quello dell'esplicitazione mi sembra un buonissimo consiglio, ma non funziona ma neanche per gli stessi italiani, cioè a scuola si esplicita poco. Si esplicita tanto strada facendo, ecco. Forse si esplicita poco, non so, in alcune occasioni dove si dovrebbe, però poi nel corso del tempo con i genitori, cioè dura degli anni, cioè è un rapporto che non è che si esaurisce. Quindi espliciti strada facendo, e strada facendo, come dire, approfondisci e anche, come dire, c'è una reciprocità poi, ecco, anche perché in questo discorso il rischio che io mi devo mettere sul careghino che sono quello che capisco l'altro, cioè c'è una parte che mi, come dire, non so se mi, cioè la reciprocità, inevitabilmente chiunque si mette in viaggio si mette in viaggio, e quello che incontra nell'altro è anche, come dire, frutto del viaggio, che avrà delle, come dire, in alcuni casi è un viaggio costretto, purtroppo, in molti casi è un viaggio costretto, ma inevitabilmente dal viaggio nascono cose che voglio credere positive. Ecco, non mi piace il senso di colpa che sento addosso alla scuola, da molte di queste riflessioni emerge questo senso della scuola di, come dire, che sbaglia sempre, o che sbaglia, come dire, perché appunto ha detto del compito, via dicendo, no? Cioè, quindi questo senso di colpa che è la società che culturalmente porta sul mondo della scuola non mi piace, ecco, come dimensione del discorso che purtroppo emerge culturalmente troppo spesso in molte situazioni. E così? Sì, no, allora mi sa che è il caso di chiarire e di esplicitare un po' meglio. Allora, io lavoro a queste cose qua da tantissimo tempo, nel senso sono più di due decenni, e continuo a sbagliare. Nel senso che mi ritrovo ogni tanto a fare o dire delle cose che già mentre le faccio le dico, penso, sì, però la dovrei sapere talmente tanto più lunga rispetto a questa reazione che mi sta partendo di pancia, che è inammissibile che io mi trovi ancora a fare una cosa di questo tipo. Potrei raccontarvi un paio di episodi recenti che sono però troppo imbarazzanti per dirli in aula, Cristina li sa, perché mi fa da consulente, mi fa da supporto antropologico. Quindi io sbaglio continuamente. Allora, qua il punto non è tanto, anzi, mi verrebbe dire che non è affatto la scuola, che non è per niente una proiezione sulla scuola, è un tentativo di riflessione su dove noi abbiamo, volenti o nolenti, no? Un sguardo ancora colonialista, e come arrivare a identificare quali sono i punti nei quali noi agiamo una risposta di pancia che anche quando è ben intenzionata rischia di essere colonialista. Dopodiché, appunto, essendo questo il contesto della scuola, stavamo esemplificando sulla scuola, ma ti potrei fare decine e decine di esempi fuori. Sul potere, invece, capisco benissimo la tua obiezione, perché ne vengo da una tradizione che immagino sia affine alla tua, e però sono anche molto mossa da quello che diceva l'insegnante in fondo. Io invece la parola potere la uso, e la uso volentieri,
proprio perché è ambiguo. Proprio perché è ambiguo. Sembra strano. E nonostante questo mi serve lo stesso la parola dominio. Quindi mi serve il dominio, che è una cosa assolutamente da rifiutare, e mi serve il potere perché è ambiguo, nel senso che, ricordate prima come dicevamo che una delle cose da cui bisogna in qualche misura prendere le distanze sono le buone intenzioni. Allora, nell'ambiguità della parola potere ci sta il fatto che intanto bisogna riprendercelo prima possibile, perché lo abbiamo eccessivamente delegato a qualsiasi istanza, no? Alle procedure burocratiche dei POF, così come ad una situazione sociale che apparentemente ce l'ha tutto e noi non abbiamo niente in mano, quindi c'è tutta una parte di potere che va riprendere. E poi perché in queste circostanze, adesso sto facendo una cosa un po' strana, ma spero di farmi capire, proprio in queste circostanze a me serve una parola che mi ricorda continuamente il fatto che devo continuare a fare attenzione. Se scelgo una parola pulita, esclusivamente buona, non come responsabilità, rischio di perdere d'occhio proprio il fatto che io non sono completamente buona, pulita e linda, e non è che non gioco mai il potere a mio vantaggio, no? Non è che non rischio mai di scivolare nel dominio, rischio continuamente. Allora mi serve una parola che mi dica che c'è in me, così come c'è in quell'altro, quell'anima che ho di fronte, tanto per usare il vocabolario nostro, c'è la parte di incontro, ma poi c'è anche tutto il lato B di tentativo di fare l'altro come me, no? Il lato B è un tentativo di portarlo ad essere come me, tentativo di manipolarlo. Quindi una parola sporca, tutto sommato, a me ricorda il fatto che devo continuamente fare attenzione e che non posso immaginare mai di essere davvero in una posizione pulita. Sono in una posizione che rendo volta per volta, quando mi riesce, più pulita, ma che continua ad avere delle parti che chissà che roba sono. Nonostante questo, secondo me andrebbe attivato un percorso che non è questo, ma è un percorso sociale, collettivo, eccetera, eccetera, perché le categorie e i singoli si riprendano di potere e rispetto. Alla scuola spetta un potere che deve essere riconosciuto non dal POF, tra l'altro, per inciso, per leggere il POF ci vuole una laurea. Io le ho letto il POF, non ci capisco niente. Già mi manca il vocabolario. Voi immaginatevi un'osservazione che era uscita un attimo fa. Che tipo di scorciatoia è per le nostre menti il fatto che i genitori che noi immaginiamo, che tutti i genitori dei ragazzini che arrivano a scuola siano scolarizzati. Cioè, noi diamo per scontato che siano scolarizzati, quindi che sappiano benissimo come funziona la scuola e che siano in grado di mediare verso i figli il fatto che devi fare i compiti, il fatto che le vacanze sono una cosa fatta in una certa maniera, il momento della scuola invece prevede l'allenamento e via dicendo. Ora, vi giuro che non sto facendo l'apologia delle classi, ma 50 anni fa, quando esistevano le classi sociali, alla brutta epoca in cui esistevano le classi sociali, ma era chiaro ai maestri e agli insegnanti che quando ti arrivava davanti un genitore gli dovevi spiegare la BC della scuola, non potevi dare per scontato niente. Da un certo punto di vista è un problema che adesso invece siamo tutti alla pari, ci parliamo tutti come se fossimo, e lo siamo di fatto, no? Prodotti da uno stesso processo che ci ha fatto tutti identici, perché non siamo più nella posizione mentale, nell'allenamento mentale di interloquire con la differenza, cioè appunto ci troviamo bene quando il gruppo è fatto come noi, quando sappiamo già le reazioni, ma non abbiamo più l'allenamento al fatto che esistono umani differenti. Il processo migratorio oggi ci mette nella posizione, per fortuna obbligata, di rifare i conti con la differenza, che significa poi soprattutto fare i conti su come noi siamo fatti. Noi non vediamo più come siamo fatti. Noi non siamo più contadini, operai, borghesi. Ma i contadini, gli operai, borghesi lo sapevano benissimo come erano fatti. Guarda, che secondo me lo sappiamo ancora. E questa è una cosa che mi avevo notato, che avevi detto anche in qualche lezione passata. Forse sono io che non ho una forte percezione della realtà, però io la differenza in classe o comunque una differenza economica la sento fortissima, cioè non mi rapporto allo stesso modo e comunque vedo la differenza. Se arriva il genitore del mio ragazzo
che il magistrato o il genitore del mio ragazzo, la mamma della ragazza che fa la badante, pulisce insomma i vecchi all'ospizio per 24 ore e non sa me, cioè io questa differenza, ecco, l'avevo già detto, differenza in classe, io la sento fortissima e la sento sempre di più. Forse qualche anno fa non la sentivo quando ero all'università io, ma io adesso la sento tanto, per questo non riesco mai a riuscire a cogliere cosa intendi, per, non c'è differenza di classi, per me c'è, cioè, se poi noi ce la neghiamo, fra noi, ok, no ma c'è anche fra noi, perché chi ha una laurea, un avvocato o quant'altro, non è come... E l'operaio, magari, magari l'operaio sì, ma come la persona che ha fatto la terza media. È un potere dialettico, il potere cambia, il potere cambia e noi lo sentiamo. Perché forse, non c'è intanto, lo dico anche con un ricorso, non mi è mai capitato qualcuno che dica attento, attento alla mamma magistrata, alla mamma avvocato, è meglio non mettere un due e fare ricorso subito? Chissà perché regolarmente non ho mai sentito, mai, da parte di dirigenti, colleghi, eccetera, da parte mia, se metti un due a un ragazzino extracomunitario, nessuno mi ha mai detto attenta che ti fa ricorso. E questo per me è una differenza in classi. Cioè, no, voglio dire, che non mi piace, anzi, che detesto, però non ce la diciamo, però c'è, perché è più carino non dirlo, però c'è, caspita. D'accordissimo sul fatto che effettivamente il potere si incarni delle persone in modo classista, gruppale e straordinariamente abietto. Allo stesso tempo, quello che Stefania sta dicendo è che la concordanza interna e esterna tra la percezione che, a suo avviso, c'era 50 anni fa del viversi in un modo ed essere vissuti in quel modo, oggi è molto più fluido. Su questo devo dire che non sono del tutto d'accordo col presupposto che 50 anni fa in tutta l'Italia le classi fossero portate in questo modo, ma capisco e condivido l'idea che ci fosse una corrispondenza maggiore tra la propria percezione di come si è e la percezione degli altri di come sono gli altri. Una cosa che noi spesso non facciamo è essere espliciti sul fatto che molta della nostra utenza migrante appartiene ad una classe sociale, produce nella realtà una classe sociale molto più povera di strumenti efficaci nel nostro presente. È una cosa che io quando la dico poi devo prendere il malox perché ti fa una fatica boia, ma è oggi un dato di fatto. È un dato di fatto anche che c'è una mescolanza diversa, almeno a Torino ci sono ancora assolutamente scuole che rispondono a esigenze sociali diverse, ma ce ne sono anche tante con un mutamento continuo, dove 10 anni fa era l'alta borghesia e poi è diventata la media borghesia e adesso invece è la migrazione appena arrivata che però si sta sedentarizzando e quindi tra più pochi anni sarà cambiata di nuovo. Quindi è vero che in effetti si risponde a utenze diverse, ma è anche vero che quel cambiamento è molto più rapido di quanto non fosse nel passato, in cui in quel quartiere sono sempre stati nati e in quell'altro non lo sono stati mai. Adesso quello si muove. Di nuovo rispetto al potere e rispetto alla colpa sull'istituzione scolastica, va detto che purtroppo la percepiamo perché siamo dentro l'istituzione scolastica, ma è orrendo. Se fossimo un gruppo di operatori sanitari non ci staremmo dicendo cose enormemente diverse, con gli assistenti sociali non ci spostiamo di un metro, ma nemmeno con gli avvocati. Quando incontriamo avvocati per aiutare gli avvocati a incontrare i bisogni dell'utenza migrante, il discorso è sostanzialmente quello, ovvero avendo noi oggi, ma chiunque altro, naturalizzato la nostra idea di democrazia,
Quindi, in teoria, ciascuno deve valere uno e in teoria non dobbiamo slivellarci se non nell'emergenza, perché oggi la nostra percezione è che solo il chirurgo in emergenza deve aprirmi la panza, altrimenti ho voce in capitolo io e siamo uno a uno. Ormai sono in coma, decidi tu o qualcun altro. Meglio se è un mio o qualcun altro e non tu, perché voglio che ci sia sempre un livellamento, come possibile. Ora gli altri spesso la pensano in un modo un po' o enormemente diverso. E questo è uno dei presupposti di base che per noi è difficile esplicitare. I genitori che picchiano i bambini passati 7 anni di età e più o meno fino a 14 fanno una cosa che in Italia non si deve fare, punto e chiuso, d'accordo. E peraltro bisogna dirglielo. A me capita spesso di dire ai genitori nigeriani che ho capito che tu non picchi lui, ma dal momento che picchi tua moglie lo esponi a della violenza intrafamiliare, commetti un crimine. La moglie stessa dice, ma dai. sì, non ti può picchiare, non peraltro, perché se no è un crimine, ti tolgo il bambino. E giochiamocela diversamente, ma sono parole reali che la gente mi dice. Quelli che picchiano i bambini da una certa età a una cert'altra hanno un'idea di umanità costruita di gerarchie che però rispetto all'infanzia e alle famiglie sono in continuo mutamento e producono il processo evolutivo. Noi il processo evolutivo lo otteniamo in un altro modo, loro il processo evolutivo, dove questo noi loro è un registri, no? Altri fanno in un altro modo, ovvero trovano che nella gerarchia che riconosce e richiede una distanza di potere ci sia la vera possibilità del processo sociale, del processo personale, del processo tutto. Noi pensiamo il contrario, noi pensiamo che il potere diventi subito dominio, stagnazione e fine del processo. Loro pensano che dove le cose non sono rigorose nella loro stratificazione ci sia la stagnazione, il casino e i bambini che non stanno seduti quando dovrebbero starci. Allora, è chiaro che non si tratta di dire quando accogliete in classe un bambino uzbeko, incontrate il genitore dicendo noi siamo 5.000 anni che riflettiamo sulla democrazia, siamo uno a uno individui, non è quello il punto, ma avere nella testa che la loro idea di processo è spesso relativo a una gerarchia forte e molto diversa dalla nostra, è importante. Perché qual è nella gerarchia sociale italiana oggi la posizione dell'insegnante o dell'assistente sociale? Com'era 30 anni fa per l'assistente sociale, 50 anni fa per l'insegnante? Come ha modificato la nostra possibilità di agire questa modificazione? Tantissimo, lo sappiamo. E beh, dobbiamo avercelo esplicito, dobbiamo avercelo a nostra disposizione quando abbiamo a che fare con l'altro. Forse a noi piace sentirci delle persone meglio degli altri. Forse a noi farebbe fastidio che tutto dove sei, anche di domenica, comunque sei il professore o il preside o il sindaco e non puoi mai sgarrare una volta come succede in Uganda tra i miei. Che se sei professore da quel giorno lì a quando muori non devi sgarrare mai e tutti i bambini del paese ti vedono e si pietrificano. Ma ogni tanto mi piacerebbe giocare con i nipotini? No, perché sei maestro. Quindi no. Perché l'aspetto, come dire, la controparte negativa del tuo potere è che poi sei distante. A noi piace la distanza? No. E quindi non la mettiamo. Agli altri piace? La sentono necessaria. Beh, troveremo il modo di spiegargli che noi ne facciamo meno. E non è che abbiamo colpa se non lo riconosciamo, abbiamo colpa se diciamo guardate che abbiamo ragione noi, abbiamo colpa, lì entra in campo la colpa, non è agirlo, è dire che se non fai come me ti sbagli. Quindi il problema non è parlare dei compiti delle vacanze della ragazzina nigeriana, il problema è inferire che non te l'ha detto perché non gli entra un tubo, che è un giudizio svalutato.
che magari non te l'ha detto perché nella sua testa non c'è mai passato che dici a un insegnante le tue cose familiari. Oh, ok, allora te lo spiego. Perché quando torni, te lo spiego subito, che dato che la tua bambina è in classe con me, tu a me me lo dici dove vai. E se me lo dici prima, io produco i compiti perché quando torna abbia perso di meno. Quindi non è l'azione, è solo la proiezione che l'altro abbia torto. Proiezione cognitiva sull'altro, cioè l'implicito secondo cui quello che noi facciamo naturalmente è naturalmente giusto, e tutto quello che non si conforma a questa naturalità e a questa giustizia è implicitamente sbagliato. Allora, lì sì che effettivamente si creano i malintesi peggiori, e lì sì che potremmo tutti quanti, io in primis, fare molto meglio di quello che faccio, nel senso che è una reazione quasi, è evidentemente una reazione di difesa, no? A fronte di qualcosa che non risponde ai miei criteri naturalizzanti, quello di dire questa cosa qua è sbagliata, quello di imputare all'altro un'intenzione negativa o malevola che l'altro non ha mai avuto. Lì c'è appunto il lavoro che dicevamo prima, che è un lavoro a tutti gli effetti, nel senso che è una roba che si comincia e non si finisce, di presa di distanza dalla propria strutturazione. Quindi non è tanto restare come si è per andare incontro alla strutturazione dell'altro, che è ancora una mossa molto paternalistica, se ci pensate, cioè io vado bene così come sono. Dopodiché l'altro è fatto diverso e allora paternalisticamente mi avvicino all'altro. Il punto è che io devo capire come io sono fatta per vedere effettivamente quali sono i punti di distanza o di eventuale vicinanza, no? Magari non facilmente percepibili, e per orientare l'attenzione alla modalità, scusate il vocabolario un po' greve, più zen possibile, cioè meno valutativa possibile rispetto all'altro, sia nella sua somiglianza che nella sua differenza rispetto a me. Aggiungo che non essere valutativi sulla posizione dell'altro è lontanissimo dal dire di non, che gli altri non sbaglino, che gli altri non siano colpevoli, che gli altri non si possano tacciare di orrendi crimini nei confronti dei bambini, delle mogli, dei mariti, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, gli altri, in quanto umani pure loro, spesso sono agiti da pessime intenzioni, come noi spesso siamo agiti da pessime intenzioni, me lo devo poter dire su di me. Cioè, a volte quando mio figlio viene a casa e mi racconta che il professore bla bla è nero, a volte quando mio figlio viene a casa e mi racconta che il genitore del compagnetto bla bla è vero, ma questo dovrebbe essere vero per tutti, quindi non le stiamo assolutamente facendo un discorso di questi poveri immigrati che sono sempre nella parte debole, nella posizione debole, e loro, fosse per loro, sarebbero così bravi e ben disposti. No, non più di nessun altro, no? Non come livello di popolazione, però uno si pone il quesito, io in cosa posso modificare? Io posso modificare nel esplicitare a me i miei presupposti per coglierne la distanza rispetto a quelli dell'altro, perché forse i miei presupposti esplicitati me li posso tenere saldi, spesso non li devo assolutamente modificare, ma solo quando li ho esplicitati a me me li posso tenere, altrimenti l'altro si arrabbia, io mi arrabbio, qualcuno modifica una cosa che andava bene, di recente mi sembra sia successo moltissimo a scuola, no? Che si modificano perché non siamo soddisfatti del processo, allora cambiamo delle cose che funzionavano. Però allora, proprio l'ultima provocazione da calore, allora è più giusta la multiculturalità che non l'interculturalità? Io sono perfettamente di quell'idea. Del resto il nostro sottotitolo spesso è luogo di dialogo, di riflessione, di discussione con lingue, tra alterità che intendono rimanere tali. Perché io non credo assolutamente che sia desiderabile produrre un purè di umanità, no? Io penso che sia molto più ricco mantenere dei livelli di varietà, dei livelli. Poi è chiaro che se vuoi andare a studiare a Harvard o sai inglese o sai inglese, è andata così, ma questo non vuol dire che non devi continuare a sapere lo tuo, o il piemontese. E d'altra parte a me
per me almeno è rilevantissimo che rispetto alla situazione in cui siamo nel nostro presente di cittadini occidentali della contemporaneità, esistano dei mondi che non sono il nostro, esistono ancora dei mondi che non sono nostri, e dà un'indicazione sul fatto non solo che ne esistono degli altri, ma che è possibile farne ancora altri. E questo pensiero della possibilità di mondi altri si apre soltanto se ci sono più, se c'è più di un mondo compresente. Tenete presente che le circostanze in cui esiste un mondo solo e una forma sola di umanità hanno un nome tecnico preciso, che è totalitarismo. Perché un mondo solo, un'umanità sola, uguale totalitarismo. È, come dire, è una specie di equazione matematica. Più mondi, più forme di umanità, uguale a qualcosa di diverso dal totalitarismo. Poi chiamiamolo come vogliamo, potrebbe anche essere una situazione non assolutamente pacifica, no? Cioè una situazione di conflitto tra gruppi, dove però il conflitto non è la guerra, ed è il conflitto generativo. Allora è nel conflitto che si genereranno ancora altre forme e ancora altre possibilità. Per questo vi dicevo, a me la parola potere è carissima, proprio perché è ambigua. Perché non sta nell'idea della possibilità, anche solo della possibilità mentale, della totale pulizia della posizione. Nessuno di noi, né noi né gli altri, come sono fatti, ha una posizione pulita. Il punto è quello di riuscire a incontrarsi pulendo il più possibile. Dopodiché non sarà mai un incontro igienizzato, se è un incontro fra differenze. Non lo può essere. Così come non è igienizzato un incontro con i figli, no? Certo. Grandissimo. Sentite, io volevo sapere se ci volevate dire qualche cosa rispetto al discorso della possibilità di, nel senso che siamo partiti, mi sembra, 4 volte fa dicendo ci facciamo queste chiacchierate, lavoriamo un po' su questa roba, che è una roba che è difficile da dire, eccetera, eccetera, però noi stiamo lavorando a eccetera eccetera. No, giusto perché. No, cioè, è ragionissimo. Allora, noi abbiamo messo su in questo momento in maniera ancora abbastanza sporadica e sperimentale uno sportello di consulenza antropologica che è attivo all'ingrosso una volta al mese, possiamo mandare un calendario da fare girare, dove è possibile portare i casi che vi danno filo da torcere. Al momento è gratuito, lo resterà ancora penso fino alla fine di quest'anno. Ci vediamo in università dove io studio, appunto quindi in un contesto anche abbastanza protetto, e l'idea è quella di ragionare insieme su un caso che appunto per voi risulti caldo, no? Comunque pungente, e provare a vedere se un aiuto di sguardo antropologico permette di prendere un minimo di distanza o di intravedere altri modi di lavorazione di questo caso qui. Quindi se siete interessati, noi adesso faremo girare poi il calendario e il nome della persona che gestisce il calendario. In effetti non si tratta proprio di un calendario, nel senso che ultimamente noi non facciamo circolare delle date fisse, noi cerchiamo di aggregare gli appuntamenti dove ce n'è bisogno, quindi principalmente il contatto e l'email, anzi quelli che possiamo dare subito, di chi coordina gli appuntamenti. Poi tra di noi è chiaro che abbiamo individuato delle date, ma possono saltare, possono moltiplicarsi. No, se 6 insegnanti telefonano e hanno bisogno di consulenza, immaginiamo, facciamo soltanto quello che avete per farlo. Anche il fronte della gratuità a termine è vero, nel senso che però il punto è che dopo il nostro obiettivo è quello di trovare il modo perché le istituzioni possano collaborare e rendere possibile agli insegnanti di partecipare. Carige, San Paolo, tutta quella gente lì devono ancora esprimersi e vedremo che cosa succede. Anzi, casomai vi chiederemo di collaborare a questo proposito. Progetti congiunti per lungere soldi dove soldi ci sono. giusto per chiarire meglio, quando intendete una consulenza sul caso che. Allora, nel senso che. Per noi una consulenza funziona così.
dove un operatore, un insegnante, uno psicologo, un medico, un assistente sociale, un educatore di comunità, avendo provato ad affrontare una situazione, non riesca a muoversi, o si trovi in una condizione di stallo o anche semplicemente di grande quesito, che per un medico può essere interessante dire, avremo bisogno anche che un etnologo ci aiutasse a capire se questo è fuori di testa in modo conclamabile oppure è fuori di testa in un altro modo, oppure si sta bene, cioè se è strano rispetto a noi oppure se è strano rispetto alla sua figura, o aiutare a pensare cosa fare o come muoversi. Noi chiediamo a quell'operatore di solito di mettere insieme le teste di tutti coloro che si occupano di quel caso, per cui può succedere che diamo consulenza a un insegnante o a un assistente sociale, funziona meglio se due o tre insegnanti della classe o quello o chi è coinvolto si parlano, ci spediscono 20 righe che descrivano la situazione. Questo serve a noi anche per cercare di essere presenti nella conformazione più efficace, se ci riusciamo. Ci vediamo in un appuntamento che di solito dura almeno un'ora e mezza, magari anche di più se siamo in tanti, e sono presenti almeno tre, spesso 4-5 di noi, con delle formazioni un po' diverse. Un etnologo africanista, uno psicoterapeuta, un antropologo medico, eccetera, eccetera, e vediamo che cosa salta fuori. Ve lo diciamo, se per caso sul caso è attivata anche la presenza di un mediatore, che se quel mediatore si può unire alla consulenza, accendiamo un cero alla Madonna e siamo molto grati alle divinità ed è bellissimo. Non succede quasi mai, ma se succede è proprio una bella cosa. E infine così, nel senso che poi alla fine di quell'incontro in cui si è cercato di capire che cosa si è provato, che cosa si può provare, a vedere se ci sono delle, anche dei contenuti etnografici che magari possono aiutare a chiarire la situazione, si può scegliere di darsi un altro appuntamento dopo un po' di tempo, oppure si può scegliere di salutarsi se si è fatto quel che serviva o se è impossibile fare qualche cosa di più, se no ci si dà un ulteriore appuntamento anche solo di follow up. Speriamo? Io sì, allora intanto te lo spiego. La referente, la dottoressa Federica Micucci. Mondi multipli. No, non c'è. Mondi multipli, @gmail.com. C'è due dati tecnici, perché ho visto molte persone che mi chiedevano, allora c'era scritto anche sul sito, coloro che hanno fatto tutti e quattro gli incontri o tre su quattro riceveranno via email l'attestato di partecipazione degli incontri eccetera. Io qui ho degli attestati di presenza per coloro che devono essenzialmente giustificare la presenza qui perché magari hanno preso permessi e cose di questo genere, quindi questo per la giornata di oggi, la collega mi sono segnata e la collega mi sono segnata, quindi le due questioni, per il resto vi arriva tutto tramite tramite mail. Prima di salutarci, grazie moltissimo per un gruppo, funziona quello, per un gruppo interessante, per noi il confronto con un gruppo di insegnanti, per noi in questa formazione non è la cosa più comune perché noi ci confrontiamo più spesso con gli operatori sociali e sanitari e quindi anche per noi è una palestra non solo interessante ma anche educativa, e quindi grazie moltissimo. Ci scusiamo se abbiamo finito dei toni deprimenti, speriamo di aver capito qualcuno un po' più allegro e magari speriamo di incontrare qualcuno di voi. Ecco, io credo che la piattaforma del corso è presente, credo che abbiate messo dei materiali,
credo. Niente ci vieta, credo che ci sia anche il forum, niente ci vieta di utilizzarlo. Sono quegli gli strumenti a doppio, come dire, a doppio taglio. Da una parte possono essere luoghi molto interessanti dove scambiarsi, dall'altro è lavoro. No, ve lo dico nel senso che è uno dei grossissimi rischi di queste robe online, per cui poi non hai neanche, cioè non sai più, è domenica o faccio la piattaforma con i punti, queste cose così. E per cui però se avete problemi di accesso, che so che qualcuno ha qualche problema di accesso, se ci scrivete magari vi diamo due indicazioni ulteriori o la prossima volta che venite. Potete scrivere sulla mail dell'altro. Un'ultima parola, ok, in caso di ringraziamento, in particolare appunto dal punto di vista istituzionale volevo ringraziare l'editrice ospita che ha organizzato questo corso, che ha permesso una cosa per me importantissima, che è la connessione fra università e scuola, soprattutto su cosa si occupa di questa urgenza. Da parte mia invece, rispetto a voi, volevo ringraziarvi tantissimo per la qualità dell'ascolto in sala. Allora, essendo mai navigata nel mestiere, so che io arrivo a dire certe cose soltanto quando la... come dire, quando non lo sto dicendo io, no? Quando lo stiamo dicendo tutti in qualche misura, quindi volevo ringraziarvi per questa partecipazione ai temi e agli scorsi. Grazie mille.